Partito Democratico, Italia del Rispetto davanti alla Casa di Cura Santa Maria delle Grazie. Qual è il motivo della protesta? Il motivo della protesta è legato alla qualità dei servizi che i cittadini vogheresi non riescono più a ricevere. C'è una situazione in Oltrepò e nella città di Voghera a livello sanitario che non è più accettabile. E se un diabetico vuole farsi una visita deve aspettare un anno, ok? Sappiamo che l'ospedale vive in uno stato di crisi. Abbiamo incontrato il giorno 10 il direttore generale, il dottor Bright, che ci ha assicurato, e valuteremo nel tempo gli impegni, che investirà sull'ospedale di Voghera, considerandolo un ospedale di secondo livello, quindi un ospedale di qualità, e che ad approvazione del POAS, che è il piano regionale che è previsto entro settembre, alcuni servizi che in questo momento sono in una situazione estremamente critica troveranno soluzione. Non solo, ci ha anche detto che sulla gastroscopia sta andando verso la soluzione e così pure ha iniziato a investire nel pronto soccorso. Questi sono segnali positivi, l'ospedale di Voghera deve vivere e deve far vivere bene i suoi utenti. Torniamo sulla sanità, da ormai è un anno che lavoriamo sulla sanità come Partito Democratico e come lista civica insieme all'Italia del Rispetto e siamo le uniche forze politiche che sono sulle strade a contatto con i cittadini, a raccogliere le firme, a testimoniare la necessità che la politica si faccia garante della qualità dei servizi e della salute. In particolare su Santa Maria delle Grazie la vicenda parte da quando i nuovi proprietari hanno deciso di spostare a Vigevano le sale operatorie. C'era un impegno a dare riscontro a noi, alle forze politiche cittadine, sulla possibilità che almeno gli ambulatori rimanessero a Voghera. Ricordo che in un anno eseguivano circa 10.000 prestazioni, quindi un numero elevatissimo, e in una situazione, come dire, non bella come quella dell'ospedale civile davano, come dire, un grosso contributo ad avere risposte in tempi brevi. Non si è più saputo nulla. C'è stato un impegno dell'ex sindaco Barbieri che si è vanificato nel tempo, è scomparso dalla scena e noi dalla scena non scompariamo. Siamo qui a dire ancora alla gente che faremo di tutto perché la sanità funzioni e chiediamo con forza come partito e come organizzazioni politiche a nome dei cittadini che gli ambulatori tornino ad aprirsi a Santa Maria delle Grazie. Quindi i proprietari della clinica non hanno più dato alcun tipo di segnale, nessuna risposta? C'è stato un incontro con l'amministratore delegato, dopodiché chi si è visto si è visto. Ci vuole raccontare il motivo principale per cui voi siete qui oggi come Italia del Rispetto? Sì, certo. Come responsabile del movimento, dopo la chiusura della clinica, ho ritenuto di attivare il movimento per sentire disagio dalla città per la chiusura degli ambulatori medici e oggi siamo qua per protestare. Ecco, quindi voi oggi parlerete anche con i cittadini, con le persone che passeranno di qua, esporrete loro qual è la problematica, insomma. Sì, certo, i cittadini che passeranno di qua possono fermarsi e farci delle domande. Quindi voi risponderete, siete qua a disposizione dei cittadini? Certo, certamente. Siamo a disposizione di tutti i cittadini, vogheresi e non vogheresi, per sentire questo disagio qua dopo la chiusura della clinica per gli ambulatori medici. Si parla molto di sanità a Voghera, no? Ma quali sono le conseguenze di ciò che sta accadendo in questa casa di cura? Beh, le conseguenze della chiusura di questa clinica è che prima di tutto è venuto a mancare un servizio efficiente per i cittadini, quindi i cittadini sono stati privati non solo dei reparti di degenza ma anche degli ambulatori, ambulatori che funzionavano bene. E poi io faccio il medico di base e anche noi medici di base ci troviamo in difficoltà a volte a gestire patologie di competenza specialistica che spesso, anzi quasi sempre, richiedono tempi di attesa lunghi, in quanto le liste d'attesa chiaramente dell'ospedale e delle altre strutture qui vicine sono sature, non essendoci più la clinica non c'è più la possibilità di sfoltire queste liste d'attesa e quindi
un paziente per una cosa anche importante deve aspettare dei mesi. Noi siamo qui per chiedere che venga riaperta la clinica, che vengano riaperti gli ambulatori, perché la città non può stare senza un servizio così efficiente. Troppi servizi sono stati tolti a questa città, quindi è ora adesso di fare in modo che i cittadini possano avere quello che serve a una città come Voghera.